Giovinazzo e Mister Nava che ci hanno dato una grossa mano per poter fare questa partita là, un campo che con tutto il rispetto è molto molto meno francamente decoroso, anche per una indecoroso, hai detto la parola giusta, comunque per spezzare un po' la tensione, avessero saputo di vincere con Locri sarebbero andati a giocare anche a Salerno. Questo sicuramente è va bene, comunque i tifosi mai a contatto, anche se volevano insomma litigare, avrebbero potuto magari farlo così, ma non esiste, no, ci non sono ragazzi, non l'hanno fatto, quindi i tifosi, testimonianze per certificare i tifosi nostri sono persone per bene, la tifoseria dell'Ocri è una tifoseria, siamo qui proprio a dire questo, è una tifoseria seria, bella, bella, noi, bro. Noi i nostri tifosi sono tifosi che vogliono bene ai nostri ragazzi, alla nostra squadra, quindi non, ma si è visto anche prima della partita, vabbè, tipo della partita. Molte, molte famiglie parte in tribuna a Maregiosa, ogni volta che gioca a Maregiosa ci sono molte famiglie, tante donne ieri al campo. È diverso probabilmente dall'ambiente che c'è, là che c'è una tifoseria pugliese, professionale, pugliese, una tifoseria professionale. Sono ultra. Invece da noi il pubblico è sì presente, però comunque è una il Lombardo di Giuseppe Marino è una casa per le famiglie del paese. Esatto, tu vedi proprio arrivare le famiglie. Quando sarà pienamente fruibile il Lombardo a Marina? Era quasi proprio. Questo bisognerebbe chiederlo a chi le decisioni le deve prendere. Qualcosa so che è stato... Il sindaco penso che non abbia prima. Il sindaco, sì. Allora, pronto? Chi ha il telefono? Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Chi ha il telefono? È Vincenzo, mi sentite? Sì, tifoso, cos'è? Sì, sì, sono un tifoso del Colonia. Io ho chiamato già 2 settimane fa, ce l'avamo già sentiti. Ah, prego, prego Vincenzo. Sì. Allora, no, niente, io volevo innanzitutto ancora una volta fare i complimenti alla squadra per come si è comportata e per come ha saputo reagire anche ad una squadra che è stata veramente forte, perché anche il Soriano ha giocato bene. E poi volevo dire una cosa, che secondo me Jacopetta deve ringraziare il mister Galati, perché non dandogli spazio a Tocella, non prendendolo quasi in considerazione, lui ora si sta facendo una grossissima rivincita. Mi sente? Sì, sì, no, sentiamo bene. Dico, sta prendendo una grossissima rivincita e sta facendo vedere qual è il suo vero livello e che in realtà lui poteva stare anche su ben altri campi e giocare in serie, secondo me, molto più importanti. Sì, Vincenzo, qui già questo ovviamente lo dico al di fuori dell'amicizia che ci può essere con Jacopetta, lo dico da tifoso del Caulonia e da spettatore della partita di domenica, perché ha fatto proprio la differenza in campo. Vincenzo, noi già abbiamo fatto la classifica, lo so, purtroppo io sto lavorando e non ho avuto modo di vedere, ho preso un attimo di tempo per fare una telefonata, innanzitutto per salutarvi e per dire questa cosa, perché ci tenevo veramente tanto. Grazie Vincenzo. Grazie allora. A voi, buona serata. Sulla questione del campo abbiamo finito già. C'è poco da dire, c'è poco da dire, penso che poi Sculli ne sappia anche più di me. È stato fatto il possibile, c'è stato un impegno della società, ma applauso ai ragazzi anche, certo, che si sono sobbarcati l'onere e l'onore di portare avanti. Sono formidabili, i ragazzi mercoledì o giovedì prima di giocare contro il Locri erano sulla tribuna a passare l'impermeante per... Addirittura. Sì, i nostri calciatori fanno anche la manutenzione del campo. Questo per carità, senza voler diciamo essere polemico nei confronti dell'amministrazione comunale, io ecco vorrei dire solamente una cosa: il calcio è bello, è uno sport, lo dobbiamo vivere da persone educate, civili. Noi speriamo a Marina di Gioiosa che il comune ci faccia vivere gli altri derby in casa. È una speranza che il Marina di Gioiosa, la dirigenza, i tifosi e i calciatori hanno. Consentimi di aggiungere una cosa, poi magari andiamo avanti. Giocare in casa la partita di ieri per Marina di Gioiosa significava mettere da parte, è brutto dirlo, ma è così, un gruzzoletto che gli avrebbe consentito di portare avanti con serenità. Ma è così, solo con i nostri avrebbero fatto il campionato. Solo con i nostri avrebbero fatto un bel gruzzoletto. Sì, i vostri, sì. No, cioè, un po' di tutti, diciamo, però ecco, andando a giocare fuori si è perso qualcosa che noi eravamo un po' sicuramente. Pugliese, solo tra qualche minuto, perché sono altre questioni di stretta attualità e sulla partita giocata ieri tra Marina e ecco sulla società, prepariamoci perché vorrò capire meglio ecco un po' questa forza propulsiva proprio dei giovani locali, perché poi non so se hai fatto una sorta di monitoraggio, credo che sia una larga partecipazione di ragazzi del posto come in poche altre squadre. Cioè proprio la società è una squadra che nasce da ragazzi locali. Noi ieri avevamo solo... Quanto ha goduto, aspetti Sculli, quanto ha goduto ieri di questo successo sull'opera?
Dico un po' la verità. Si in assoluto. Vincere con, diciamo, la vincitrice del campionato, si gode. Ma per noi è stata una partita normale, giocata dai nostri ragazzi con cuore, animo, attaccamento alla maglia. Non ci crede nessuno, però continui pure. Qual era il premio partita che aveva dato questi ragazzi? Perché vedo passare un messaggio in cui si parla di un premio partita. È un premio partita particolare. Io da quando lo leggo. L'ho letto io, garantisco che... Scusi, è una vittoria meritata quanto? È una vittoria che i ragazzi hanno saputo portare col cuore a casa. Quanto sia meritata, a dirlo da me, col cuore. Attenzione, Scully. Sono state fortunatissime sti ragazzi. Quanto, quanto sia meritata, non spetta a me dirlo. Io dico che era vabbè, una lo partita... facciamo dire al presidente dell'Opri. Quanto meritata è questa vittoria del Maggio di Saionica? Hanno avuto molta fortuna. Molta fortuna. Noi siamo stati molto, ma molto sfortunati. Due palle e due traverse, purtroppo. Quando attraversa la linea di fondo. L'arbitro della situazione pugliese. Infatti. Ma inficia quanto questo insuccesso? Non inficia nulla. Cambia parere? No, non cambia nulla. Noi siamo qui stasera, sì, tranquilli. Assolutamente vi ringrazio di questo. Accade in tutti e in molte squadre questo. Allora, i propositi sono, che progetto c'è? Che è finisce quando all'Opri? Voi avete previsto? Questo non lo sappiamo, è lungo. È un lungo progetto. Che vedrà proiettarsi l'Opri in quale serie, con quale forze? Intanto vinciamo questo campionato, dicevo. Questo campionato, poi piano piano gestiremo la situazione. Intanto che il calcio all'Opri duri, no, l'ho detto due settimane fa. A me quello che interessa è che nella mia città il calcio resti, duri, che non si faccia un anno da Leone e il resto niente. Intanto che ci sia un il calcio. Un po' come è stato fatto in questi ultimi anni, Non sono stati molto fermi. Intanto che il calcio resti, Gesualdo, perché più volte abbiamo celebrato qui le nuove società. Non illudere nessuno, questi meravigliosi tifosi. Dicevo la volta scorsa, abbiamo fatto un accordo con le squadre, scuole calcio giovanili. Quindi che il calcio resti e poi tutti assieme, con l'aiuto di tutti, ci toglieremo belle soddisfazioni. Ecco però, Marando, spesso si fanno delle buonissime squadre, ma poi non si è. Poi i risultati, i primi risultati, poi magari vanno controcorrente. Cos'è che vi dà tutta questa sicurezza, al di là dei risultati, questo tratto iniziale? Io non è che sia tecnico. Però mi pare che il signor Gesualdo abbia fatto un'analisi molto precisa e molto attenta. La squadra è allestita per una categoria superiore. Tutta questa sicurezza? Mi pare proprio di sì. A me piace sentire, perché di solito quando c'è una squadra che parte bene e comincia a ottenere quegli obiettivi che si è prefisso, tutti dicono bisogna vedere se le cose vanno bene, ancora è presto, invece sono convinti di questo risultato. Ed è giusto che sia così, perché questa convinzione dà fiducia anche ai calciatori che vanno in campo. È ovvio che bisogna partecipare tutto per far capire ai giocatori che tutte le partite, per quanto sia una corazzata, per quanto sia una squadra superiore a tutte le altre, vanno affrontate sempre con lo stesso impegno che si gioca quando si gioca contro la prima o la seconda in classifica, perché purtroppo il calcio si sa benissimo, sono episodi. Se tu giochi una partita non mettendoci quella grinta, quella determinazione che va messa, giocando contro tutti, è ovvio che poi i risultati a quel punto ti deludono. Però è ovvio che il Locri, continuo a dirlo, guardando un pochino la formazione, l'organico che ha a disposizione l'allenatore, un allenatore che io non conosco, ma mi dicono che è abbastanza bravo per conoscere la categoria, quindi un pubblico che non ce l'ha nessuno, è una società che dà questa spinta, forza, questa fiducia, perché è convinto che hanno fatto bene, è convinto di aver scelto bene. Quindi io continuo a dire che il Locri quest'anno farà come ha fatto l'anno scorso il Cittanova. E naturalmente le squadre sotto, tipo Caulonia, tipo Siderno, tipo Degliese, saranno quelli che cercheranno di ostacolare questo cammino, ma alla fine non ce la faranno, ma faranno bene anche loro, perché alla fine non arriveranno prime, ma si lotteranno poi per fare i play-off e per cambiare categoria. Sarà facile farlo, nel senso vincere a bassa
questo campionato, anche perché avete speso. No, questo mi riferisco anche a un messaggio. Perché spenderete, state spendendo e spenderete tantissimo. Qui addirittura uno mi dice: ma quanti soldi prendono Papaleo, Gervasi e Tedesco? Dal punto di vista economico? Questo è il direttore generale, non c'è stasera né il tesoriere, altrimenti ce l'avrebbero detto. Io personalmente non mi occupo di queste cose, non le posso rispondere. Scusi, però sì. Ci sono molte chiacchiere ed un pizzico di invidia. Io vorrei dire una cosa, senza offesa per nessuno. Quest'estate, quando abbiamo contattato i calciatori, l'80% si sono proposti di venire a giocare a Locri. E questo non vi nascondo che gioca anche a nostro favore, perché l'80% dei calciatori contattati si sono proposti di voler giocare a Locri per l'ambiente, per la storia, per la serietà. E questo ha giocato anche a nostro favore, quindi i calciatori hanno strappato contratti. Quindi non è una spesa spropositata. Assolutamente. Ma vedi, scusa, noi per anni abbiamo criticato negli anni passati il Roccella, che spendeva tantissimi soldi e non riusciva a raggiungere gli obiettivi. Sì. Io dico che una società deve spendere in base a quello che ha. Benissimo. Se quello che ha ti porta a scegliere giocatori bravi, che ti garantisce una certa tranquillità, una certa sicurezza, perché non lo devono fare? Alla fine le critiche verranno quando l'obiettivo non verrà raggiunto. Fallisce. Perché vuol dire che ha sbagliato la società, benissimo, vuol dire che ha sbagliato l'allenatore, ha sbagliato, d'accordo, i giocatori. Se uno vince il campionato, lui si può dire niente. Le posso anche soltanto dire che abbiamo un sacco di sponsor. Abbiamo un sacco di sponsor e la gente ha risposto molto bene, sta rispondendo molto bene nel darci dei contributi. La città era scopita. La città è coinvolta. È coinvolta in modo sostanziale. Si è lavorato quindi bene sotto questo aspetto. Non è che si è lavorato bene, ci stanno credendo in tanti. Vuoi perché la società è fatta di uomini seri, vuoi perché la squadra è stata allestita in un certo modo, vuoi perché c'è un pubblico e un pubblico nella sua interezza, parlo del pubblico e dei tifosi, della gente, degli operatori commerciali. Devo essere sincero, sì. Solo un secondo, ci fermiamo, un minuto, via, ci fermiamo e poi torniamo. Edil Ceramiche, il punto di riferimento per le soluzioni della vostra casa. Sanitari, arredo bagno, ceramiche, termoidraulica, tutto all'insegna della qualità di prodotto. Tra Edil Ceramiche, a Roccella Ionica, in via Gramsci. Cortese Serramenti. Lo trovi sulla strada statale 106 Stignano Mare, Reggio Calabria. Telefono 0964 77 30 14. Oppure vai sul nostro sito www.nicolacortese.it. Cortese, il futuro di domani. Scali Arredamenti ti aspetta a Gioiosa Ionica con il suo nuovo e ampio showroom, con le ultime novità delle cucine Scavolini, ma anche il design innovativo di Ernesto Meda. Scali Arredamenti pensa anche ai più piccoli, con le camerette Moretti Compact e con la possibilità di avere la progettazione in 3D. Vieni a trovarci a Gioiosa Ionica, nel Viale delle Rimembranze 110. Ti aspettiamo! Ha cacciato subito. Un fusto di birra. Ci siamo annotati qualche altro vocabolo da togliere, perché adesso poco ci manca che praticamente i messaggi non ne passano più, perché ricordo, beneficio di chi usa il nostro cosa elettronico, i messaggi, che ci sono delle parole chiave che noi mettiamo di settimana in settimana, e quindi quel messaggio con quella parola chiave non passa. Siamo ridotti proprio al lumicino, perché stiamo togliendo settimana di settimana parecchi vocaboli. Che squadra ha a disposizione di Cano quest'anno? Procede in maniera molto veloce, perché è tardi, sono quasi le 23. Diciamo che, come diceva bene Presidente, che ti porta in Salerno, pulita. Grazie. Si è finito un ciclo. Questa dirigenza hanno fatto un ciclo stupendo e si è cercato di dare ora a Guardavalle quell'identità che c'era tempo fa. Si è cercato in estate, non dimentichiamo che fino a solo grazie a una proroga il Guardavalle è riuscito a mantenere la categoria. E i sacrifici di pochi dirigenti, il direttore generale, il direttore sportivo, e la loro capacità hanno voluto, diciamo, fatto sì che il calcio continuasse. Certo. E la scelta iniziale era cercare di avvicinare tutti quei ragazzi di Guardavalle. Erano sparsi in varie categorie, anche inferiori. Cioè. Pian piano si è creato un gruppo,
sono rimasti 4-5 giocatori importanti, si è cercato di aggregare qualche giovane. Chi sono? Nomi ne fa? No, non ne faccio. Per me sono importanti tutti. Importante, dicevo tra virgolette, che vengono dalle categorie. Quindi non diciamo se punta su questo o quell'altro giovinotto, no, punto, su questo o quell'altro. Questo punto si deve puntare sul gruppo, su no? Tutto, no, sul gruppo. Non mi nascondo, no, non sono ipocrita nel dire che pure poco fa mi sono sentito col direttore, nel limite del possibile qualcosa si deve fare, perché miracoli nel calcio non... Cosa manca a questo guardavalle? Cosa ha chiesto arrivando mister? Sinceramente... Ricordiamo, se mai ci fosse bisogno, che la prima partita ieri di Tano col San Giuseppe è finita 1-1, la prima partita. Manca qualcosa per completare l'organico, per poi... Esempio? Non mi va sinceramente di dire cosa, per non fare un torto ai ragazzi che sono presenti, quindi perché vanno tutti tenuti nella giusta considerazione. Però ha segnalato qualcosa. C'è sicuramente che qualcosa in qualche reparto va fatto, e sicuramente nel limite del possibile lo faremo. Ho trovato un gruppo, ripeto, abbastanza motivato però non troppo. Più scoraggiato, demoralizzato dal risultato, perché ieri sinceramente l'avrebbero meritato pienamente, contro una squadra secondo me che farà parlare, ecco, anche come umori, anche la stessa partita di ieri, dai due volti, no? Guardavalle trasformato il secondo tempo, trasformato, beh, insomma, cambiato, ecco, no? Più motivato nei secondi. No, dicevo, il primo tempo abbiamo fatto i primi 15 minuti bene, andando alla conclusione. Sì. Poi è subentrata quella paura che c'è, classica, dicendo, come dice appunto, una squadra che viene da mesi che non fa risultato, e quindi un attimino. Poi su quel gol i ragazzi hanno avuto un attimo di sbandamento. La ripresa, proprio siamo scesi in campo totalmente con un altro piglio, abbiamo pressato al primo minuto, abbiamo fatto gol, abbiamo sbagliato qualcosa che per una squadra che si deve salvare o che vuole fare punti non può sbagliare, che gol davanti alla porta, abbiamo colpito un palo, però tutto sommato sono contento. No, io faccio quando ci sono le sostituzioni dell'allenatore che viene segnalato, io mi schiero sempre dalla parte, vado sempre contro la società. Perché non perché ha mandato via l'allenatore, ma ce l'ho con sentendo un pochino il discorso, cosa manca al guardavalle. Allora io dico cosa manca a tutte le squadre che sono allenatori, devono essere oneste a mettere a disposizione quello che manca all'allenatore che c'è, perché è troppo comodo. Io sostituisco un allenatore che sta andando male, arrivo io e dico mi manca il portiere, mi manca l'attaccante, me lo danno a me, è ovvio che le cose cambiano. Tu, che allenatore che sostituisce un collega, deve essere bravo a fare in modo che la squadra che prima non andava bene con quell'organico, tu con la tua bravura, con la tua capacità, cambia le cose in tavola, e dal momento in cui arrivi cambia il risultato. Vabbè, c'è l'attenuante di dare uno scossone all'ambiente, come si è soliti dire. Forse no. Mi sono spiegato. No, il presidente. No, io in generale. Sì, sì, no, ma io questo discorso dal mister l'ho sempre seguito. Io dicevo, a livello proprio numerico, perché qualcuno allora si è fatto una scelta iniziale. Io quello che ho chiesto, non ho chiesto miracoli, Gervasio, Papaleo, magari ci potevano dare una mano, ho chiesto qualcosa a livello di più presenze, più presenze agli allenamenti, perché scegliendo questi ragazzi che venivano un po' si è tornato, diciamo, ma questa è motivazione. Il guardavalle viene da anni che ha fatto categorie importanti con giocatori importanti, quindi si deve tornare a fare calcio in un certo modo, anche con ragazzi, però con la passione, con la determinazione, con la presenza agli allenamenti. Lei è stato chiarissimo, vediamo se è stato tanto chiaro per quanto mentre diceva Gesù Alba interveniva, dire che condivido quello che stava dicendo per quanto riguarda gli allenatori, no? Però precisare anche una cosa, che diciamo in questa occasione non c'è stato un esonero, come poi si scrive sui giornali e tutto. Ci sono stati dei problemi dell'allenatore con alcuni dirigenti, e quindi poi lì bravo allenatore. Ci siamo seduti, no? Io voglio ringraziarlo pubblicamente perché l'ho già fatto e lui lo sa, per la passione che gli mette Pino nel lavoro, per quello che ha dato anche ai ragazzi, perché insomma. Però poi c'è stato, ti ripeto, non è andato d'accordo una decisione, esatto, bravo, posizione relazionale, le cose, e quindi ci è, diciamo, d'accordo.
a differenza dello scorso anno nel caso di Ritano, se d'accordo abbiamo deciso. Ma voi accontenterete Ritano in queste sue richieste? Che sappiamo ci sono? Ne avrà parlato? Ne avrà parlato col direttore sportivo e credo che con Francesco, se ci sono le condizioni. Siccome io ritengo, capita quando ci sono molti dirigenti. Capita quando ci sono molti dirigenti, sì. No, siete 20 mi pare, sì. 20 dirigenti. 20 dirigenti? No, adesso di meno. Adesso però i rischi sono ci tanti. Ci contiamo sulla, sul... Vabbè, allora Salerno, comunque la saluta a un carissimo amico di Delia Nuova, in bocca al lupo e la salvezza, ci ha presto, non so di chi si tratti. Possiamo parlare di Gioiosa o no, Scully? Come? Gioiosa, non abbiamo preventivato nessun argomento. Sì. Posso parlare di Gioiosa con lei? Perché no? Lei che a un certo punto lo scorso anno ha fatto valigie, sì, io... è andato via. Perché? Perché diciamo boh, che... la gente che non capisce a casa, lo scorso anno Scully allora, è partito come... Io... Pino, Gioiosa Ionica, cominciato... no Gioiosa... Gioiosa Ionica, grazie. Io ho cominciato a lavorare l'anno scorso con Gioiosa Ionica il 10 maggio e il 10 ottobre ho presentato le mie dimissioni. Ogni 10. Cioè subito? Subito. Dopo un mese? Dopo un perché? Mese, sì. Possiamo sapere? Dopo maggio. Ma diciamo che ho avuto principalmente dei problemi a livello di lavoro, sì, miei personali. Poi c'era una situazione, ecco, situazione a Gioiosa per quanto riguarda il campo sportivo. Beh, che... solo quello, Scully? Sì, diciamo che solo quello, solo quello. Io ho lavorato pure vabbè, l'anno scorso con Mister Quattrone, che quest'anno è stato uno di quelli che mi ha voluto a Marina insieme alla dirigenza. Sì. E colgo l'occasione per fargli in diretta gli auguri, auguri perché oggi il nostro Mister fa gli anni, compie gli anni. Quindi... L'eroe del giorno. Auguri, Mimmo, auguri. Festeggia bene. Si è fatto un bel regalo. Si è fatto un bel regalo. Bravo. Ho i ragazzi pure. La torta gialla rossa, sicuramente. Non cambi discorso, Scully. E poi anche quello che è venuto dopo è stato, possiamo dirlo, un disastro a Gioiosa Ionica. Sì, diciamo che purtroppo in questi anni a Gioiosa Ionica si è lavorato male. Forse Gioiosa Ionica l'anno scorso per via della struttura doveva adeguarsi già l'anno scorso a fare la prima categoria. È stata fatta la domanda di ripescaggio, si è stati ripescati, però purtroppo ecco. Il problema all'inverso, Marina di Gioiosa ha tantissimi ragazzi del posto che giocano in quella squadra. Gioiosa Ionica l'anno scorso non aveva quasi nessun ragazzo di Gioiosa. E qui tra poco andremo a parare a Pugliese, ma dato che ha il microfono in mani, ma proprio in un minuto, ecco, lei è stato anche arbitro, dopo Dattilo... Soprattutto arbitro. Soprattutto arbitro, assolutamente, scoprendo la sua storia. Dopo Dattilo quanti ne possiamo annoverare tra arbitri che hanno dato soddisfazione al territorio? Ma la sezione, ma intero ce ne stanno, sì, ci stanno diversi. Io quest'anno per esempio sicuramente gli amici dell'Ocri non sono soddisfatti della direzione di masseria di ieri, però assolutamente io, no, ecco, però io lo considero un buon arbitro. Poi ci, scusi, poi ci sono dei ragazzi che devono crescere, dei ragazzi che vanno visionati. Come si è lavorato in tutti questi anni secondo lei, Scully? Ma secondo me bene. Come sezione parliamo? Sì. Roberto Rispoli è una persona che conosce bene l'ambiente, conosce bene i ragazzi ed è un conoscitore. Benissimo. Degli arbitri. Allora, questa favola, abbiamo aperto questa puntata parlando di favole, no? Favola del Crotone. Favoletta è pure quella del Marino Gioiosa Ionica. La racconta? Una favola per i contenuti, per l'amore che c'è dentro, per quello che diceva prima Scully, l'impegno che i ragazzi ci mettono. Da gli inizi di agosto hanno iniziato a girare per trovare chi li aiutasse, i cosiddetti sponsor. Ma in effetti i veri dirigenti, oltre al presidente Tavernese, Grippo, Albanese, sono i ragazzi. Sono i ragazzi. si sono dati da fare perché questo sogno potesse andare avanti, sono tornati tanti ragazzi che da tempo ormai non giocano più a Marina di Gioiosa, sì. Che si allenano quotidianamente nonostante magari a questa serie la promozione non siano, ai ritmi della promozione non siano più abituati, no, qualcuno, però comunque ci hanno creduto, hanno voluto dare la loro parte e chiudono chi l'ufficio, chi il lavoro, chi... Sì, ma in effetti noi ci alleniamo alle 18, 6, alle 18.30 sono già pronti a correre come... Questa leggenda i messaggi come lo facciamo noi. Qualcuna sono stato rapito prima. Abbiamo fatto dei punti importantissimi per la salvezza, solo per quello ieri.
Penso sia ancora presto. Cioè in città, lei sia di Maria Giuseppe Ionica in città, per di cosa dirlo, il Maria Giuseppe è partito bene, ha avuto qualche stop, ha fatto a mio avviso una bruttissima partita con il Bocale, mettiamoci magari 3 partite in 7 giorni. Esatto, è stato un trittico infernale per noi. Difficili e pesanti, lo stesso Bocale non è che abbia fatto in quell'occasione chissà che cosa, io l'ho definita in un articolo una partita stucchevole, una partita che se non si fosse giocata forse non se ne sarebbe accorto nessuno, in termini di gioco. Sì, 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 ma effettivamente sì, non è stato... Si sono accorti in pochi, Sì, sì, ma è stata davvero, però ecco, ci voglio mettere... Che 3 partite in 7 giorni per chi, come abbiamo appena detto, non è un professionista. E che partite? E che partite? Abbiamo preso 3 squadre che ecco stanno sopra di noi in classifica: sì. Ecco, Soriano, Bocale e Locri. E siamo riusciti a portare 4 punti a casa. Che arrivare, sì, arrivare poi a Saurianova. In realtà, Pugliese, la risposta della città, ieri la città come ha risposto a questo? La città ha risposto bene. Ha risposto bene. Abbiamo giocato a Saurianova. Esatto, si fosse giocato a Marina Gioiosa la differenza si sarebbe vista da entrambe le parti. Io continuo a difendere la tifoseria dell'Ordine perché ho un debole per la loro tifoseria. Se fosse giocato a Marina Gioiosa sarebbe stato tutto veramente diverso. Il problema dei campi è un problema che in questo territorio dà crea troppi disguidi un po' a tutte le squadre. Giochi qui, giochi lì, andiamo a Rocella, andiamo a Siderno, no, ma Siderno gioca il Gioiosa, a Rocella gioca il Caolonia. Diventa difficile anche riuscire a muoversi. La città ha risposto bene, i ragazzi che sono della città ci mettono il cuore e l'anima. Quando hanno saputo che si giocava a Saurianova il mercoledì, mi pare fosse subito dopo la partita con il Bocale, avrebbero messo a ferro e fuoco mezza provincia per trovare una soluzione, però effettivamente... Ma noi in effetti decisione... abbiamo fatto 1000 proposte a Mirarchi per far sì che questa partita si giocasse in qualche modo. Addirittura avevamo chiesto si poteva spostare il Caolonia a Marina, che non aveva il problema, e andare noi a Rocella. Non era Mirarchi. Vabbè. Però, alla fine Mirarchi ha specificato, rispondo, insomma, che non era la città risponde. La città risponde, ha risposto bene, con il Locri. Allora vediamo questo servizio, perché insomma abbiamo detto tutto su questo derby. Non sarebbe stato semplice spostarlo il lunedì, che tutti ne avremmo goduto anche di questa. Mercoledì, certo, al mercoledì. Perché non si gioca ormai. Era un'altra ipotesi. Stato però si è voluto giocare a Saurianova. Ma potevamo giocare anche di sera. Potevamo giocare anche di sera. Di sera dove? No, se già per l'ordine pubblico non ci ha fatto giocare a Marina. Di sera dove, Presidente? No. Vabbè, dai, capitolo, questo avevamo già chiuso questo capitolo. Vediamo il servizio. Non posso dire solamente una cosa al Presidente Armando? Il problema è che voi avete troppi tifosi, quindi non ve li fanno entrare. È un problema vostro. C'è spazio. Ti posso garantire. E ti posso garantire, Massimo, che ne avremo sempre di più. E meglio te lo auguro. Mi dispiace. Guarda Valle, perché non c'è bisogno di augurarmelo, perché ci sono. Bene, cari amici, lo vedete il derby continua televisivamente. Le immagini. L'atteso derby ionico tra il Marina di Gioiosa e il Locri alla fine si gioca a Saurianova. Locri a punteggio pieno in classifica, Marina di Gioiosa che reduce dalla pesante sconfitta di Soriano di domenica scorsa. Al 5° minuto azione veloce sulla destra del Locri, Scigliano calcia a botta sicura ma trova Femia pronto a deviare. Al 10° corner del Locri, Tedesco dal dischetto calcia sul palo più lontano dando dell'illusione ottica del gol, ma la palla si spegne fuori. Al 12° Sec calcia alto dal limite, ciabattando clamorosamente. Al 25° ci prova Albanese del Marina di Gioiosa sul primo palo, ma Mandarano è attento a neutralizzare. Al 35° l'azione da gol più clamorosa dell'Ocri. Gianni Libri sfila sulla sinistra e serve un assist d'oro per Sec, il quale calcia a botta sicura. Super Femia è pronto a deviare e con l'aiuto della traversa sventa la minaccia avversaria. Nel secondo tempo, al 5° minuto iniziativa personale di Albanese, il migliore in campo in senso assoluto, assieme a Femia, portiere del Marina di Gioiosa, che percorre tutto il campo ma calcia fuori. Al 12° ci prova Libri, Frascà è pronto a deviare in corner. Al 17° ci prova Tedesco sotto misura, la sfera sembra destinata a finire la sua corsa in fondo al sacco ma finisce fuori. Al 18° Papaleo di testa manda fuori d'un soffio. Al 20° scampato il pericolo ci prova Mimmo Serra per il Marina di Gioiosa in 2 circostanze e sempre nelle occasioni manda alto da ottima posizione. Al 25° il gol del Marina di Gioiosa, corner di Patrizio, Mesiti stacca più in alto di tutti.
tutti e batte Mandarano con un preciso colpo di testa che colpisce il palo e si spegne in fondo al sacco tra l'esultanza dei circa 200 spettatori di Marina di Gioiosa al seguito della squadra di mister Quattrone. Al 33esimo, che ci sia una giornata no per il Locri, lo si evince dalla terza traversa colpita dagli Amaranto in questa gara, con Scigliano che in sforbiciata manda all'interno dell'area piccola il pallone a stamparsi sulla traversa. Finisce 1-0 a sorpresa qui a Taurianova, vittoria per il Marina di Gioiosa che non ruba nulla, di contro il Locri che ha sprecato davvero troppo e per una squadra che ambisce a vincere il campionato certe occasioni sicuramente non possono essere fallite. Marina di Gioiosa operaio, abbiamo visto, ha sofferto quando c'era da soffrire, poi quando ha visto che poteva anche farcela ha cercato di costruire qualche azione pericolosa e ha trovato il gol nel momento proprio cruciale del match. Sì, guarda, noi l'avevamo anche preparata, ti dico la verità, in questa maniera, perché sapevamo della forza del Locri, insomma, una squadra che ha 3 partite, 3 vittorie, insomma, 5 partite, 5 vittorie, è una squadra che sicuramente già la dice lunga su quello che è il valore della squadra del Locri. E quindi noi sapevamo di questa loro forza e abbiamo cercato il primo tempo magari di giocare un po' più a contenere, cercando di farli sfogare in un certo senso e poi magari approfittare di quello che sarebbe stato l'inevitabile calo che probabilmente o comunque qualche spazio che ci avrebbero lasciato al secondo tempo e cercare di sfruttarlo. È andata bene, magari qualche volta non andrà così bene, stavolta è andata bene, siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che ci hanno, quelle poche occasioni che ci hanno concesso, e in una di quelle siamo riusciti a mettere la palla dentro. Mister Carella, allora dobbiamo dire, sicuramente non avrà nulla da rimproverare in quanto all'impegno e alla prestazione della sua squadra, perché creare almeno 10 occasioni da rete e poi uscire sconfitti è il bello del calcio, questo, il calcio che si differenzia dagli altri sport proprio per questo. Però diciamo, uscire senza punti dopo una partita del genere fa rabbia. Ma invece io parlerei proprio della prestazione, perché è vero che le occasioni create potevano sicuramente chiudere la partita prima, ma è altrettanto vero che le partite durano 90 minuti. È altresì vero che bisogna giocare sempre con lo stesso atteggiamento, e io questo atteggiamento della mia squadra non l'ho visto. Non l'ho visto per tutti i 90 minuti. Perché io dico che è vero che il campo era in condizioni precarie, ma era in condizioni precarie per tutti. Probabilmente è penalizzata la squadra più tecnica, sicuramente. Resta il fatto che noi abbiamo i mezzi per poter comunque sopperire anche a quelle difficoltà logistiche che comunque andremo a incontrare in tutti i campi di promozione. È proprio l'atteggiamento che un pochettino mi ha lasciato perplesso, perché se io devo parlare soltanto, fino a oggi ci siamo contraddistinti per aver fatto qualitativamente prestazioni importanti, forse se ne è parlato troppo poco, anche la stampa non ha fatto altro che puntualizzare che siamo una corazzata, che dovevamo vincere a mani basse il campionato, e non si è soffermata secondo me alle prestazioni effettuate. Ma adesso non voglio fare polemiche su questo, dico che però io sono ben cosciente del fatto che questo è un campionato difficile e che non c'è niente di scontato. Tra l'altro abbiamo una buona squadra, ma abbiamo visto che ci sono altre squadre altresì attrezzate. Chi pensava che già potevamo chiudere il campionato, il Girondino deve un pochettino ricredersi, ma no, almeno io personalmente ne ero fermamente a conoscenza. Momenti particolari ci possono essere per tutti, ma a prescindere da questo è la prestazione che, nonostante ci siano state tante occasioni, bisogna usare un po' più di sangue freddo in certe partite, interpretare meglio la partita e comunque non perdere di vista quella che è la tua priorità, cioè cercare di proporre gioco, come abbiamo fatto fino adesso. Albanese? No, come ti dicevo prima, non sono affatto d'accordo su quello che ha detto, proprio assolutamente. Intanto è ovvio che la prestazione la giudica l'allenatore, però una squadra che giocando su un campo dice che il campo è per tutti, non è vero, perché una squadra come il Locri gioca su un campo come quello di Taurianova, è ovvio che dà ampi vantaggi alla squadra che l'affronta, perché la squadra che l'affronta si deve solo difendere, non imporre il proprio gioco, quindi sicuramente non trova la possibilità di esprimere quel gioco che esprime di solito quando gioca su campi efficienti. E quindi assolutamente,
Poi la prestazione è stata negativa sotto l'aspetto dell'impegno, ma se ha fatto quattro abbiamo visto l'immagine, due pali, due traverse, grande parata del portiere, quindi vuol dire che la squadra ha giocato al calcio, ha giocato creando quell'occasione che la squadra deve creare per poter. Poi, ti ripeto, siamo sempre alle solite, quando non si vince si va a trovare sempre le giustificazioni, non giustificazioni, le accuse in questo caso dell'allenatore e le giustificazioni di chi va a trovare giustificazione. Il Locri, se avesse vinto la partita, c'è il direttore, sì, e naturalmente penso che per quello che è espresso in campo il Locri e il Marina di Gioiosa non c'era partita, non c'era assolutamente il dubbio che il Locri potesse vincere questa gara. Quindi se tante volte non si vince perché purtroppo le occasioni non sono favorevoli, non si sfruttano e quindi ne viene fuori tutti questi discorsi. Però sì, forse mister Carella si riferisce forse subito dopo aver preso il gol, perché effettivamente la reazione del Locri subito dopo il gol è stata un po' la squadra si è seduta dopo aver, cioè ti aspetti da una squadra del genere, la squadra che fa 5 vittorie di fila, che gioca contro una che tecnicamente ha delle inferiorità come il nostro Marina di Gioiosa al cospetto del Locri, ti aspetti una reazione diversa dopo aver preso il gol, mancavano 25 minuti. Invece noi abbiamo avuto timore in panchina dopo aver fatto il gol, ora subiremo la loro reazione. Questa reazione non c'è stata. Io non conosco, conosco mister Carella poco, però penso che forse si riferiva a questo. No, è un mio pensiero, è un mio pensiero. Non sono d'accordo, non sono d'accordo. I ragazzi hanno giocato sempre, fino all'ultimo minuto, e hanno giocato bene. Vedi le traverse e vedi il resto. Ma sicuramente. No, sicuramente. Il problema del mister, secondo me, è che li ha visti giù moralmente dal primo minuto. Perché nel primo minuto e mezzo è stato attaccato subito Papaleo. L'hanno buttato a terra speronandolo e mandando calci. Che è inutile che ci nascondiamo, direttore generale. No, sappiamo benissimo che il Marina Gioiosa gioca bene. Ma gioca pure facendo falli. Schiaffi, calci e pugni. Ieri sempre, ma è normale, ma li conosciamo i ragazzi, ma hanno vinto per questo, cioè no, assolutissimamente no. Stavo rispondendo a quello che aveva detto il direttore generale, sì. Li ha visti giù di tono perché sono entrati con la solita arroganza, con la solita sono tutti bravissimi ragazzi, il mio pensiero sono tutti bravissimi ragazzi, ma sicuramente come i vostri, come i nostri. Vi chiedo scusa. Sento per un no, è inutile che sentire, si è visto, le abbiamo viste tutti. Probabilmente il Marina di Gioiosa rispetto a Locri è un calcio giocato più fisico che non tecnico come può essere il vostro. Le differenze di classifica, Sculli mi insegna, che voglio dire, portano anche a questo. Però che una squadra non giochi, si demoralizzi perché l'altra squadra. No, ma io non ho detto questo. Gioca, diciamo, non ci siamo un calcio capiti. Diverso. Non ci siamo c'è stato qualcosa che non ha funzionato. Non era demoralizzata la squadra. È stato il mister che è convinto che la squadra fosse un attimino giù di tono. Poi i ragazzi hanno fatto azioni e occasioni. Fermo restando che secondo me, che ho visto nella sua interezza la partita, i ragazzi hanno giocato fino all'ultimo minuto. Si è visto come hanno giocato, perché abbiamo visto tutte le azioni. Pure con reazione dopo il gol preso. E vi posso garantire che abbiamo fatto il doppio, il triplo di azioni, mentre voi avete fatto poche. Poi è uscito il gol in quella situazione del calcio d'angolo, che non sappiamo nemmeno come è nato quel calcio d'angolo. Se poi andiamo a vedere. Sculli, vicepresidente. Dopo il gol subito abbiamo assistito anche a tante perdite di tempo, chi veniva preso all'emicrania, chi crampi, è normale. È chi qualche insolazione, si è giocato molto poco, fa parte del gioco, la palla il portiere se la teneva 5 minuti, il portiere, la palla e chi cerca di perdere vabbè, è calcio giocato. Sì, vabbè. Ritano, poi partono i cartellini. Ritano, lei sentendo no, queste cose, partite. Che idea si è fatta di questo derby? Già mi spavento perché tra anche perché prima o poi toccherà anche a no, lei. No, subito, domenica abbiamo un ciclo terribile. Mo domenica andiamo a Soriano e poi abbiamo manca a parlarne. Gli amici dell'Ocri che aspettiamo almeno là in un campo dove possono affluire tutti giocare i tifosi. A Guardavalle giocare. Sì, quindi andata a Guardavalle. Li aspetteremo sì. Ma intanto pensiamo a questa partita. Mi piace ascoltare dal mio posticino in classifica queste squadre, è giusto così. Dicevamo, sono cicli. Mi auguro che il Locri
Senta, piuttosto guardiamo l'altra parte della classifica, devo dire che insomma lei dovrebbe badare più all'altra parte della classifica. Lei è preoccupato della classifica attuale del Guardavalle e delle concorrenti che ci sono? In questo momento no, non la guardo proprio, perché se... Difficile è tutto, centrare la salvezza, evitare i play-out, vincere il campionato, arrivare nei play-off, ogni squadra che ha un proprio obiettivo è difficile. Lavoriamo per centrare il nostro obiettivo, che è centrare la salvezza, play-out, direttamente fuori, l'importante è salvare la salvezza. Ti ripeto, la classifica in questo momento non la guardo, perché con una vittoria può essere a metà classifica, al contrario con... Una cosa che mi preme dire, che parlavamo della Degliese, che magari con due espulsioni, questa è l'unica cosa che io ho chiesto al direttore generale e Bava specialmente, hanno detto ai ragazzi, che io pure quando non allenavo ho visto le partite del Guardavalle. Questo è un organico, come dicevo prima, ridotto. Le partite dove, tra virgolette, ha incontrato squadre che in questo momento sono in difficoltà, come il Guardavalle poteva fare qualche punto in più, si è presentato a Rosarno con 5 giocatori in meno il Guardavalle, quindi capisci bene, una squadra che siamo ultimi in classifica, perché dice questo la classifica, togli 5 elementi, tra i quali togli proprio quei 5 che dovrebbero farci la differenza, l'organico, io ecco, questo è l'unica cosa che ho chiesto, di pensare di più a giocare sul campo, evitare proteste, che delle proteste non portano da nessuna parte. Comunque contento della risposta dei ragazzi, la stanno seguendo, una settimana è poco, miracoli quindi. Ripeto, non se ne fanno, però bisogna abbassare la testa, partire col piede giusto, parlare di meno e lavorare. Allora Futia, qua c'è il mister Ritano che si preoccupa di Guardavalle Locri, ma prima di Guardavalle Locri c'è Locri da Colonia. Voi siete pronti per questa trasferta? Noi siamo pronti, da domani, fino ad oggi abbiamo festeggiato la vittoria col Soriano e da domani iniziamo la settimana che ci porterà. Nessuno questa sera si è filato il Soriano, solo forse Rosario Bellè ha detto una parola a favore. No, Soriano ho detto che abbiamo un ciclo terribile, che domenica andiamo là e sarà durissimo. Il Soriano, a parte gli scherzi, è una bella squadra, vedi per i Tambur, Nesci che con noi non ha giocato, però è una bella squadra e secondo me dirà la sua in questo campionato. Poi arrivando alla partita di domenica, io la vivo in maniera speciale perché essendo locrese, essendo cresciuto a Locri, avendo giocato a Locri un paio d'anni, so l'ambiente che c'è, avendo giocato anche l'anno scorso, la vivrò sicuramente bene, in maniera speciale e speriamo di fare bene, di andare a prenderci... punti all'Ocri, non so quanti, però punti all'Ocri. È capitato di sognare in queste notti di tornare in maglia Amaranto con l'altra maglia Amaranto, quello dell'Ocri, in serie in eccellenza? Era un sogno che mi ero prefissato l'anno scorso. L'anno scorso poi è andata male alla fine, poi quest'anno sono state fatte le scelte. Io le rispetto e le condivido e ho preso un'altra strada, che ho sposato un progetto bellissimo. Ecco, adesso sei a Caulonia, dove c'è pure quest'anno una società importante, lunga, una società abbastanza ampia, quando abbastanza solida. Racconto un piccolo aneddoto, perché si può dire, io lavoravo in uno stabilimento balneare e mi sono venuti a chiamare, mi hanno chiamato prima telefonicamente il dirigente Ilario Sparò, mi ha chiamato, mi ha proposto i vari progetti, ho detto vedi che siamo interessati, quella io ho valutato varie opzioni e poi ho scelto il Caulonia perché mi hanno voluto fortemente, mi sono venuti a prendere, mi hanno chiamato giorni, hanno fortemente voluto. C'è stato anche un altro piccolo aneddoto che non sto qui ad elencare. E che ce lo dici a fare? Sto qui ad elencare perché nel senso un piccolo aneddoto da parte di altre persone che non ci sono e quindi non ne voglio parlare comunque. Il tuo ricordo di Guardavalle qual è? Il mio ricordo di Guardavalle è un ricordo bellissimo, a livello dirigenziale mi sono trovato veramente bene sia con il presidente che con l'ex presidente Francesco Surace e i vari direttori. Primi 6 mesi sono stati un pochino così, però dopo mi sono cacciato anche io delle belle soddisfazioni. Ringrazio loro,
mi hanno formato a livello di eccellenza, e ringrazio anche la società del Locri che l'anno scorso mi ha dato la possibilità. Ma sono veramente le 23:25, perché io starei qui a chiacchierare tutta la notte, non so se gli ospiti sono d'accordo, ma io starei proprio ben volentieri, che c'era un bel un parterre de roi, come dice Federico. Però è tardissimo, no? Allora dobbiamo parlare un po' di eccellenza pure, un pochettino purtroppo. Allora vediamo il quadro dei risultati e la classifica pure di questa eccellenza, e la commentiamo con Vincenzo Ritano. Fuori casa Scalea batte Brancaleone, 5-0 il Gallico sul Montalto, Agister sale 3-0, fuori casa l'Isola batte, attenzione a questo risultato, la Cittanovese per 2-1, 0-0 il Cutro con Reggio Med, Palana Castrovillina, adesso vedremo che cosa è successo, avremo le immagini, Roggiano Sambiase 3-0, 4-0 la Torinovese, ne ha presi due per tempo. La classifica e poi il commento di Ritano. Eccola qui, la classifica, arriva. Allora, Scalea al comando con 16 punti, 4 lunghezze sull'Isola, attenzione, già largo margine, e sul Gallico, poi Sersale, Roggiano Sambiase 10, Cittanovese 9, Castrovillari, Trebisaccio e Brancaleone, Cutro 8, Acri 7, Paolana, Reggio Medio 5, Torinovese al palo 0, Montalto meno 2. Ritano. Sì, diciamo che le attese della vigilia si stanno rispettando, anche se in questo turno c'è stata qualche sorpresa. Io, anche se una squadra di primo livello, l'Isola, è andata a violare il campo di Cittanova, che per me la Cittanovese è una delle squadre che poteva, che può, non poteva, può ambire sicuramente al salto di categoria, anche se è una matricola. Lo Scalea conferma le attese. Volevo fare una nota di merito al mio ex calciatore che sta giocando ad Acri, sta facendo molto bene, che è Caputo, e sta andando benissimo. Altro risultato che mi lascia un po' è il 3-0 del Roggiano sul Sambiase, così come il 3-0 dell'Acri stesso sul Sersale. Questi sono i risultati. Certo. Un po' a sorpresa. Certo. Dispiace della Torinovese e del Montalto che hanno problemi, per il resto penso che sia il solito campionato ancora all'inizio, ma con le squadre che lotta, che a 2-3. No, ancora è presto, però è alla presto, vigilia sì. Hanno programmato, come hanno dichiarato i propri presidenti, sia lo Scalea, l'Isola, il Catone, insomma le squadre che sono là sono quelle che alla vigilia. Bene, Sculli, ti chiedono, devo chiudere, ma non possono perché c'è un telespettatore che ha più. Scusa, Pino, sì. Volevo ringraziare sicuramente la mia conoscere che da Deglianova mi ha mandato un. Ah, era per te, quindi non per me. SMS che ho visto, e quindi lo ringrazio. Non lo so se lo stesso a cui mi riferivo. Poc'anzi, no, l'ho letto poco fa, quindi lo voglio. Allora, a proposito di SMS, uno perché è passato più volte. Quando passano più volte non possiamo esimerci dal. Com'è stato questo passaggio? Ma brevemente, che siamo in chiusura, questo passaggio. Passaggio da arbitro a dirigente, Sculli, direttore generale del Marina. Ma diciamo che ad un certo punto, quando si appende purtroppo il fischietto e non vuoi rimanere a guardare gli altri dalla tribuna, devi fare altro. Mi è sempre piaciuto stare ad organizzare, a lavorare per le società di calcio, e da 5 anni che faccio questo tipo di lavoro. L'ho fatto in una società di calcio a 5, l'ho fatto per 2 anni in una società di calcio femminile, l'anno scorso ho cominciato a Gioiosa Ionica ed è andata male, quest'anno a Marina di Gioiosa sta andando molto molto bene, soprattutto dopo domenica. non incari la dose, no, perché no, nella c'è una società che mi ha dato enorme fiducia, stiamo lavorando tutti bene insieme e ci dobbiamo divertire. Qui arbitro era pugliese, però lo dico io, ha vinto ai punti, ha vinto Sculli questa sera a Maranto. Sì, ho vinto pure ieri. Scusa, Pino. Pino, è vero. Sulla scena è successo arbitro pugliese. Ho vinto il derby televisivo. Loro sono demoralizzati perché lui fa i falli anche in studio. Quindi. No, vabbè, io lo conosco al massimo, ci voglio anche bene, è un amico. Penso che il senso di tutto ciò sia anche quello. Arriva la domanda seria tra poco. Intanto mi scuso con chi ha più volte ripetutamente scritto che il vero derby è quello col Siderno, ma adesso ci prepareremo perché manca meno di un mese, vero Sculli? Sì, no? sì. Ma l'ho già detto due settimane fa. Ce l'hai in agenda questo derby? Il 15 novembre onoreremo la memoria di quei 5 ragazzi, perché farà
è successo il 16, molto seria, al di là della mia onoreremo sì, la memoria di quei 5 ragazzi, tutti quanti dobbiamo essere, dobbiamo fare un derby all'altezza, cioè, dei due paesi, dei comprensori, esatto, delle loro famiglie, della tragedia che hanno subito. Bellissimo, e ricordandoci che loro sarebbero potuti essere sugli spalti. Ed io sarei stato contento di fare il derby con questi. La Calabria ci guarda, ci guarderà. Noi cominciamo da questa sera, sì, cominciamo proprio con queste parole di Scully, vicepresidente Locri, a preparare sì, la festa. Deve essere solo pelle d'oca, pelle d'oca, solo okay, a dire questo. Solo a ricordiamoci pensare di questi cinque meravigliosi. Poi torneremo. Tra poco la domanda seria, prima della battuta al presidente. Ma sempre sul un'altra domanda, al credo altrettanto seria, va rivolta a nonno Salerno, che quando si vede arrivare in casa propria questi nipotini, Ritano, questi altri giovinotti che vestono la maglia giallorossa, gloriosa, il guardavalle, lei, ma sempre in un minuto, quali parole riserva a questi nipotini, nonno Salerno? Per nome. Cosa raccomanda? Grazie per il nome. Cosa raccomanda questa? Purtroppo non ho il nonno sta ancora per persona maturata, navigata. Sì, no, certo, esatto. Certo. A noi fa piacere perché tra l'altro sono tutti ragazzi, da Galati a Ritano, sì, se vogliamo, a Gregorace Ultimo, sono tutti, cosa raccomanda? Sono tutti ragazzi che sono venuti fuori dalla Guardavalle e che ci fa piacere, sono in giro. Raccomando soprattutto quello che sta di mettere, diciamo, in campo tutte quelle che è la loro capacità, la passione che ci mettono nel lavoro e soprattutto la dedizione e l'educazione ai ragazzi, perché credo che sia un, sì, momento difficile nella società e bisogna provvedere, bisogna insieme alle famiglie fare anche questo. Siamo in overtime, non vorrei andare in overgame del tutto. Allora la domanda seria per le istruzioni per l'uso di questo campionato ai tifosi, che sia una componente importante del colore del calcio dilettantistico in Calabria. Io lo stavo per dire, noi abbiamo allestito una squadra per vincere, ma la vera forza nostra e di Locri sono i tifosi. E noi ne siamo grati come società. La vostra passione e la loro passione. È la loro passione. È la nostra forza, sia come società, sia come staff tecnico, sia come calciatori. Grazie a Daro Marando, presidente dell'Ocri, a Massimo Sculli, vicepresidente dell'Ocri. Grazie. Grazie a Gesualdo Albanese, grazie a Mario Futia della Caolonia, grazie all'altro Massimo Sculli, grazie direttore generale del Maria Gesù. Grazie a voi. Grazie al nuovo allenatore della Guardavalle, Vincenzo Ritano. Grazie al presidente onorario del Guardavalle, Mimmo Salerno, grazie a Cristina Pugliese della Gazzetta del Sud, grazie, e grazie a voi amici a casa. A lunedì prossimo. Ceramiche, il punto di riferimento per le soluzioni della vostra casa. Sanitari, arredo bagno, ceramiche, termoidraulica, tutto all'insegna della qualità di prodotto. Tra Edil Ceramiche, a Roccella Ionica, in via Gramsci. Cortese Serramenti. Lo trovi sulla strada statale 106 Stignano Mare, Reggio Calabria. Telefono 0964 77 30 14. Oppure vai sul nostro sito www.nicolacortese.it. Cortese, il futuro di domani. Scali Arredamenti ti aspetta a Gioiosa Ionica con il suo nuovo e ampio showroom, con le ultime novità delle cucine Scavolini, ma anche il design innovativo di Ernesto Meda. Scali Arredamenti pensa anche ai più piccoli, con le camerette Moretti Compact e con la possibilità di avere la progettazione in 3D. Vieni a trovarci a Gioiosa Ionica, nel Viale delle Rimembranze 110. Ti aspettiamo!